Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Domenica 24 giugno nella splendida cornice del Bosco Comunale di Bitonto, Bitonto Sportiva ha organizzato il primo B-Trail. Abbiamo qui il presidente di Bitonto Sportiva, al quale chiediamo subito come mai proprio questa location così particolare. Allora, questa è una location che è nata dal desiderio di alcuni di noi che praticamente venivano qua nel bosco, si venivano ad allenare e poi è nata l'idea di ma perché non organizziamo una gara, un trail all'interno del nostro territorio, che non è soltanto quello cittadino ma praticamente il territorio del Bosco di Bitonto. E così è nata questo sogno e piano piano lo abbiamo realizzato con oggi la prima edizione della B-Trail. Abbiamo visto che ci sono un bel po' di partecipanti. Sì, sono venuti praticamente da tutta la Puglia perché è una gara a livello regionale ed è una specialità diciamo tipica perché è tutta fatta in sterrato, pertanto si corre prettamente nei boschi, nei campi e la particolarità dei trail è che ci deve essere comunque un dislivello dal punto di partenza al punto di arrivo tale che deve impegnare gli atleti in una maniera diversa rispetto a quella che è la classica corsa su asfalto. Il percorso diciamo è abbastanza tecnico e anche abbastanza duro, nel senso che prevede 15 km e 6 circa di lunghezza e per un dislivello positivo di 400 metri circa. Quindi parliamo comunque di alcune salite, alcune discese che ahimè i runner cammineranno, non potranno correre perché sono al 18-20% di pendenza e quindi magari chi è abituato a correre sull'asfalto, quindi piuttosto che sul lungomare, ovviamente diciamo, la vede diciamo, un po' più diciamo, ostica. Se gli interessati vogliono qualche informazione in più, dove possono trovarla? Allora abbiamo sia il sito che si chiama bitontosportiva.it dove man mano insomma, pubblichiamo degli articoli oppure sulla pagina Facebook Bitonto Sportiva. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.